Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio del gameplay di The Sims 4. Sono troppo contento di registrare questo nuovo gameplay, ragazzi, di aver ricominciato con questo nuovo gameplay ed essere ripartito dall'episodio, in questo caso 2. Siamo ripartiti dall'episodio 1 sabato, quindi andatela a recuperare se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi se siete nuovi e nulla, mettete un mi piace così sulla fiducia. Allora, dicevo, oggi vi voglio partire così, vi voglio far vedere i look dei nostri sim. Allora, innanzitutto Lorenzo Junior Noir, ragazzi, quanto può essere figo, cioè a me piace tantissimo, mi dispiace dirvelo, ma a me piace tanto. Non è il classico ragazzo che mi piace, cioè bianchiccio con questo capello così e queste sopracciglia un po' troppo ad ali di gabbiano, ma ragazzi, lui non lo so, mi piace, sarò forse affezionato, ma non lo so. Allora ragazzi, il look da giorno è proprio questo e mi piace tantissimo. Il look diciamo formale è questo, io adoro. Dobbiamo aggiustare qui un po' la spalla. Dobbiamo le spalle, la schiena. Qui dobbiamo un attimo migliorare il suo fisico. Sportivi, molto semplice per ora. Da notte, molto bellino. Da festa, ragazzi, il ritorno delle lupetto. Io le odiavo e sono tornate e ora mi piacciono un sacco. Vedete quanto lui comunque c'ha stile. Per quanto riguarda il costume da bagno, vedete, è magrissimo, adoro. Abbigliamento per il clima caldo e l'abbigliamento per il clima freddo io lo trovo molto molto bellino. Passiamo a Jeremiah Francioso, ve lo faccio vedere da vicino. Il classico biondo con gli occhi azzurri, un po' americano. Questo è il look da giorno, mi piace tantissimo. Mi sono sbizzarrito. Formale, lui molto chiaro. Sportivo, adoro, perché lui, vi ricordo che è un DJ, produttore musicale, quindi mi piace questo look. Da notte, da festa, anche qui fighetto, mi piace tantissimo questo pantalone, ragazzi, c'è questo abbigliamento. Il costume da bagno, versione calda, abbiamo la stessa maglietta del cugino però di un altro colore, hanno trovato un'offerta da H&M. E poi ragazzi, invece questa è la versione fredda, io adoro il clima freddo. La nostra Evelyn, che non è poi ragazzi proprio magrissima, ma a noi ci piacciono anche belle formose. Questo è il look da giorno, ve la faccio vedere anche un po' più da vicino. È molto bella lei, mi piace un sacco. Poi abbiamo il look formale, comunque lei è mulattina e mi piace un sacco. Poi il look appunto sportivo, da notte, quindi in rosa, da festa. Yes, bitch! Adoro, mi piace anche questa sua curva, un po' la Beyoncé. Adoro queste scarpe che le hanno messe di colore bianco, mi piacciono tantissimo. Lei mi piace davvero tanto, ragazzi. È una simina diversa, non è la classica bona figa, ma vedete, perché c'ha pure le sue curve. Io l'adoro. Clima caldo, ragazzi, molto bellino. E il clima invece freddo, molto semplice. Infine, Simone Pancake, che sicuramente ha un fisico molto più bellino. Lei è tanto, secondo me, è tanto carina, nonostante tutto. Il nasetto così, un po' patatone, un po' alla Bob Pancake, un po' come il padre. Però guardate che stacco di coscia. Questo è il look da giorno. Ovviamente stiamo parlando, ragazzi, di un clima estivo. Questo invece è il look formale, quindi sì, un vestitino, ma molto rock, mi piace. Questo è il look sportivo, il look da notte, il look da festa. Guardate che topona, è troppo bella, molto figa. Io già mi immagino queste discoteche pazzesche. Il look invece costume da bagno, il clima caldo, abbiamo questo qui che mi piace tantissimo. Poi il bianco, anche lei è un po' mulattina, mi piace troppo. E il clima invece freddo, e adoro, anche se le gambe sono scoperte. E ragazzi, mi piace anche il fatto che lei sia un po' acqua e sapone. Ma ragazzi, entriamo in gioco, perché sono già passati 4 minuti di video, anzi forse 5 di registrazione, e quindi andiamo a giocare con loro. Oggi andremo a vedere un attimo, staremo un po' in casa, andremo un attimo a vedere cosa fare con i nostri semini. Sicuramente giocheremo un po' con Evelyn,
le faremo magari produrre un video proprio di new entry in questo nuovo appartamento, e poi magari con Lorenzo Noir potremmo iniziare a vedere un po' i videogiochi, eccetera eccetera. Per l'appunto siamo qui con Lorenzo che deve mangiare, quindi fame, tesoro, sì, vatti a prendere una scodella di gelato. Simon Pancake è qui, si sta andando a prendere una scodella di gelato. La nostra Evelyn si sono appena svegliati, è sabato. Lei non ha potuto dormire perché mi sa che ci sono i folletti in questa casa, e quindi sentiva dei campanelli, ha appena mangiato, quindi... io c'è una bella luce, sono le 7 del mattino in realtà, una bella luce per registrare, e il nostro Geremia è anche qui. Allora Geremia lo facciamo andare in bagno. Un problema di questa casa è che c'è un solo bagno, ragazzi, e 4 sim, quindi mentre con lei io direi di venire qui, studia le tendenze innanzitutto, poi apriremo un profilo social, vediamo un attimo come sistemarci la situazione. Eccoci qua. Ecco qui, allora sta aumentando qualcosa, io credo sia appunto la produzione mediale. Vediamo anche magari il livello 2 cosa ci permette di fare. Poi io direi che regola le luci alba calda, decisamente, guardate qui che carino. Registra un video, pubblica aggiornamenti, promozione il prossimo video, promuovi vecchi video, rispondi ai commenti, che ci aggiunge fama. Cucina casalinga, bambini, videoblog fiducioso, videoblog flirtante. Mi piace questa cosa del videoblog fiducioso. Pubblica gli aggiornamenti, compra un componente aggiuntivo, direi che ancora non è il caso. Registra un video, videoblog allegro, recensione sul prodotto, consigli di moda, consigli di bellezza. Allora, 150 abbiamo sulla strada verso la fama. Verso la fama, ragazzi, abbiamo la prima... abbiamo iniziato appunto la cosa della fama. Allora, io direi, scusate, a questo punto, di venire qui e datti la carica, che magari è diventa fiduciosa, ora non mi ricordo. Poi io direi di cambiarle assolutamente gli abiti, di mettere gli abiti appunto così. Scusate, non mi ricordo se ho messo le luci automatiche, tutte le luci, vedete, sto diventando bravo, queste cose inizio a ricordarmi. Ok, è fiduciosa per l'appunto, quindi io direi di registrare un videoblog fiduciosa, ragazzi, che è assolutamente... Ok, scusate, metto pausa, metto questa cosa così. Guardate anche che bello il, diciamo, lo sfondo, ragazzi, dei nostri video. Cioè, ci sono tutti questi angolini, questi quadrettini per l'appunto. Oddio, scusate. Io andrei un po' così e farei una bella fotina per il nostro per la nostra copertina video di YouTube. Poi voglio sapere quanti invece tra i miei follower sono anche degli youtuber o gameplayer. Io penso alcuni, perché ormai sto fatto dei gameplay di The Sims, io sono 3 anni quasi che ho il canale, lo so che non si direbbe per comunque perché ho solo 1000 iscritti, ma parlando, vabbè, non fa niente, sono molto contento però dei miei 1000 iscritti, devo essere sincero, sono molto fiero. Vi volevo chiedere quanti di voi sono youtuber o sono gameplayer. Voglio sapere cosa ne pensate di questo mondo, se siete invece, vorreste invece farlo e siete timidi, eccetera eccetera eccetera. Come vi dicevo anche la scorsa settimana, a breve creerò anche un canale dove appunto non parlerò assolutamente di giochi, ma parlerò di tutt'altro, e saranno proprio video personali dove mi vedrete in prima persona. Già qualche video in prima persona l'avete visto, però voglio creare proprio un canale, voglio buttarmi anche da questo punto di vista. Vedremo cosa ne sarà e quando lo farò. Innanzitutto, ragazzi, io volevo dirvi che comunque i rapporti sui diritti d'autore ci producono comunque dei bei soldini, quindi per ora non abbiamo assolutamente problemi di soldi, quindi sono davvero davvero contento di questa cosa. Il nostro Geremia è qui. Beh, io direi che con il nostro Lorenzo potrebbe giocare una partita multigiocatore con... per esempio Simon Pancake, con cui vedete ho già instaurato un po' di rapporto, e Geremia Francioso. Ovviamente lui è amico anche dell'altro cugino, che è Elia Francioso. Quindi venite qui belli a prima mattina e dedicatevi una bella partitina, mentre la nostra Evelina sta continuando appunto
acquisita l'abilità di videogioco, hanno acquisito tutti l'abilità di videogioco. Bob sta svanendo, è vero, perché Bob è morto. Videoblog fiduciosi, nome del file video, descrizione, no, fiducioso, una nuova vita, direi nuovi propositi per una nuova vita. Descrizione del video, in una nuova casa. Oddio, no, tutto grande, sembra urlato. In una nuova casa con gli amici di sempre. Cosa mi accadrà? Adoro! Voilà! Janine Richard, sta chiamando per... Vuoi rispondere? Ma certo, rispondiamo. Scusa. Ci siamo. Beh, dovrebbe finire, esatto. Poi lei sta morendo di sonno, ma la vita della youtuber, amore mio, non ha orari. Devi assolutamente subito. Forse ce l'abbiamo qui. No, oddio. Per l'appunto, Zach, carica il video, monta il video. Assolutamente. Sta parlando con la madre. Sì, le sta chiedendo. Ha diffuso dei pettegolezzi piccanti su Don. Mamma, non si fa. Ma cosa fa? La nostra Janine che parla delle doti di Don Lotario, che già sono ben conosciute e sono ben famose. Ok, stiamo per raggiungere anche il livello 2 di produzione mediale, quindi sono molto contento. Evelyn sta imparando ogni dettaglio della produzione di contenuti digitali. Ora può aggiornare delle transizioni e video, può aggiungere, scusate, alla postazione video e dispone di più brani e remix alla postazione musicale. Per quanto riguarda la produzione musicale, lo vedremo nel prossimo episodio, che dovrebbe essere sabato, ragazzi. Quindi sono molto 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 contento, perché inizieremo appunto anche a giocare con Geremia e magari trovare qualcosa da fare a Simon, che ne dite? Sara Fergus, ci mangiamo un boccone insieme a pranzo, il cubo di vetro? No, tesoro, per ora no, non ci interessa per quanto riguarda... Dai, amica, loro cosa stanno facendo? Stanno mangiando gelato. Simon dovrebbe andare in bagno, quindi ti faccio andare in bagno. Lui è abbastanza tranquillo e contento, in realtà. Magari gioca un'altra partita, gioca a Smania per le feste, perché tu mi devi aumentare qualsiasi cosa. E poi allenati per un totale di 8 ore, allenati in palestra. Mentre lei, presentati a un nuovo sim in tre quartieri diversi, dai una chiave dell'appartamento a un amico, ordina 3 volte chioschi di cibo. Questo lo potremmo fare abbastanza facilmente. Il video è stato montato e non può più essere modificato. Benissimo. Quindi studia le tendenze, visualizza e quindi aggiungi delle transizioni, carica il video. No, 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 amore. In realtà dovremmo prima aggiungere delle transizioni, ma lo faremo nel prossimo video, dai. Per ora pubblichiamole e vediamo cosa succede, se piace. Il video è stato caricato, aspettati pagamenti quotidiani sui diritti d'autore in base alle visualizzazioni. Benissimo, allora sì, amore. No, no, vieni qui e dormi. Hai ragione anche tu. Lui è molto giocoso, sono molto contento. Parliamo un po' con lei, discuti degli interessi, magari parlate mentre gioca. Spettegola e racconta una storia buffa, visto che ti trovi. Ci sono troppe interazioni, attenzione, perché i nostri sim, attenzione, ancora fanno qualcosa di più di quello che gli è dovuto. Sono molto molto tranquilli. Il nostro Geremia, guardiamo le relazioni di Geremia, ragazzi. Allora abbiamo Anthony e Tessa, che sono padre e madre ancora molto giovani. Poi abbiamo Ellie Noir, che sarebbe la zia. Poi abbiamo Evelyn, Christina Howards, per esempio. Abbiamo un po' di amicizia. Sara Ferguson, Christopher. E poi abbiamo appunto i fratelli Lavinia ed Elia, che sono cresciuti. Teo è il nostro padrone di casa. Io direi che potremmo, per esempio, credo abiti... andiamo a conoscere Simone Rouge. Basta parlare con Simone, che dovrebbe, in realtà dovrebbe parlare con lui. Eccolo, Simone Rouge. Eccolo qui, diventato ormai giovane adulto. Che carino, ottieni 3 amicizie e presentati a GGSim. Fai un discorso esortativo. Un altro biondone, ragazzi, discuti degli interessi. In tutto questo, Lorenzo discute delle strategie di gioco con un altro sim. Fai un'imitazione.
conversazione profonda, lamentati dei giocatori. Qui lui cosa sta facendo? Sta ancora giocando una partita e poi abbiamo le cose con Simon. Sì sì, ma basta con Simon Rouge. Sì, è creativo, siamo molto molto contenti. Andiamo qui a chiacchierare con Cristina. Chiedi di chiacchierare con Cristina. Vediamo un attimo se lei è disponibile. Magari, aspetta, prima ti cambio. Magari non vai in pigiama, anche se sei sul pianerottolo, ti metti un abito normale e chiedi di chiacchierare appunto con Cristina. Si è cambiato? Non si è cambiato, ragazzi. Va bene, sì, ora si è appena cambiato, ora lo vedremo finalmente. Guardate che carino, vediamo se esce Cristina Howard, che comunque, ragazzi, Cristina Howard è molto, molto, molto carina, secondo me. Michelle Pizzaz è pazzesca, però Cristina Howard è tanto carina. Se esce e ci degna della sua presenza, te in tutto questo hai conosciuto, te credo che hai conosciuto Simone Rouge, che è anche molto carino. Lei è al computer in un'altra sala. Eccola Cristina. Amica, io vorrei che tu dormissi qui. Non so perché, non esce. Ok, allora, scusate, dicevo, Cristina rallegra. Racconta una barzelletta sugli alieni. Beh, lei comunque, devo dire che con questa maglietta è molto provocatoria. Eccola Michelle, ragazzi. Michelle Pizzaz. Romantico. Chiedi se è single. In tutto questo, il nostro, eccolo, sta aumentando la reputazione. Ci piace, complimento Sinquero. Racconta una storia coinvolgente. Ah, ragazzi, volevo ricordarvi di andare sul canale di Cherry Blossom Channel, che sta facendo Powerful. Lei fa dei macinima, non so. E sono molto belli. È una mia amica, nel senso che tra tutti gli youtuber è quella con cui chatto anche normalmente. E devo dire che la trovo molto molto brava e la trovo molto molto interessante. Fa delle cose molto interessanti. Poi è un macinima, sulla danza, quindi non posso che non promuoverlo. Alla fine è una youtuber come me, ha un canale leggermente più piccolo del mio, ma secondo me crescerà a breve perché è veramente brava. E quindi io vi consiglio di andare nel suo canale e sostenerla guardando le sue cose. Io non ho nessun problema a promuovere altri canali piccoli, perché i canali, diciamo, della nostra grandezza hanno bisogno sia di promozione, hanno bisogno comunque delle vostre visualizzazioni, delle vostre iscrizioni. Quindi vi dico di andare a vedere questo canale. Comunque con Cristina siamo vicini. Lei, Cristina, è buffa ed è disoccupata. Presentati a 10 sim. Beh, ce l'abbiamo fatta in realtà a presentarci con solo 3 sim. Amore, vai a farti una doccia. Lei, ragazzi, io non capisco perché non riesca a dormire in questa stanza. Se voi mi sapete dire perché succede questa cosa, io credo sia un bug oppure ci sia qualcosa che non va, e vorrei sapere cosa. Non lo so. In tutto questo Simone Rouge si è piazzato a casa nostra, tutto a posto, vedete questi vicini? Qualcosa dovevano fare. Allora, però, con il nostro Lorenzo io andrei qui e inizierei un'altra cosa. Social network sicuramente dobbiamo iscriverci, esercitiamoci nella programmazione. Vediamo se possiamo aprire. Aggiungi storia su Instagram, controlla il diario dei social media. Non so, registra al Ministero del Lavoro, compra, no, fatti un selfie, ma in realtà potremmo aggiungere storia su Instagram. Lorenzo è un po' amico con Simone, stanno cercando di diventare amici, sono molto contento. Non ho ancora scoperto chi sia Christopher Korb in tutto questo. Amore, vieni qui, social network, controlla il diario, perché non lo fa entrare? Dimmi che non ho bloccato la porta. No, non l'ho bloccata. Social. Oddio, ragazzi. Comunque è un po' problematica questa situazione. Esercitati nella programmazione. Ok, possiamo fare. E credo che abbiamo iniziato anche la programmazione. Molto bene con il nostro Lorenzo. Ci sta. La nostra Simone, invece, Jeremy ha fatto del gelato. Adoro. La nostra Simone passa tutto il tempo a vedere dei film. Sono molto contento. No, non la farò diventare un'attrice. Quindi già non proponetemelo e non consigliatemelo. Non mi interessa questo tipo di
lavoro. Niente, lei non riesce a dormire, ragazzi, nel suo letto. Dovremmo trovare una situazione, dovremmo trovare una soluzione, anzi. Lui sta molto bene, lei sta sta guardando la TV e stava ballando. Non abbiamo una radio, ragazzi, in questa cosa. Ripulisci, butta via. Grazie e i suoi rapporti, Simone. Abbiamo Lorenzo e Simone che sta aumentando. Simone, in realtà, Geremia, gnicchegnacche, Harun, Bob è morto e questo l'avevamo capito. Eliza, Sara Ferguson, Christopher Ferguson. Adoro, va bene, non ha grandi novità a livello di rapporti, quindi andrei qui. E social network, controlla lo stato dei social network, vediamo se cosa ci dice della nostra Simone. Poi aggiungerei alla storia su Instagram, perché volevo aprire un qualcosa, non so di cosa stiamo parlando, ma vorrei aprire tipo un blog, non lo so, vediamo, fatemi delle proposte, ragazzi, nei commenti, voglio sapere. 12 follower per Simone, sono molto molto contento. Adoro. E niente, allora io direi che con questo episodio possiamo terminare qui, ragazzi. Tanto noi ci vediamo sabato con il nuovo episodio sempre di The Sims 4. Andremo a vedere Geremia con la sua produzione mediale, però a livello musicale. E niente, io vi mando un bacio al vostro Daniele Danzu. Vi ho dato tanti compiti, tra i quali quello di commentare come al solito, iscrivervi al canale, eccetera eccetera. Quindi vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.